realtà non potrei mangiare niente, però una brioche me la concedo. Devo perdere mi sa un chilo, mi sono pesato stamattina, ero 75, quindi col kimono sarò 76,7 come al solito. Hanno aperto, ok, devo andare, come al solito devo perdere un chilo. Vediamo se importano via lo zainetto o no. No, non me l'hanno portato, meglio. Devo dire che fa un po' freddo, abbastanza freddo. Non so se ci staremo poi. Sono appena arrivato qua a Berlino e stupidamente ho dimenticato una berretta a casa. Fa un freddo cane, però pazienza. Adesso sto cercando di andare all'ostello, non so da che parte girarmi, sto usando Google, ma mi dice di andare in un posto tipo a 2-3 km a piedi per prendere l'autobus. Non so, adesso sto andando alla stazione e vedere se riesco a trovare qualche treno che mi porta all'ostello, se no vado direttamente a Berlino. Faccio un giretto e poi all'ostello vediamo cosa combino. Penso di aver trovato la strada per andare a Berlino. C'era di un signore che diceva in tedesco di seguire la linea rossa, che è questa qua. Questa. E vediamo. Ah sì, c'è anche scritto. Avrei preferito fare 4 round a 20 minuti piuttosto che andare in giro col treno. Sento più stanco di prima, anche se non ho fatto niente. Poi con questo odore di pizza, di pollo, bene bene. Vediamo, io mangio qualcosa lo stesso, anche se vado fuori. Cioè guardate qua che roba.
dovevo dirti che non posso mangiarlo. Ho fatto il bravo, ho preso solo un panino col prosciutto e formaggio. Adesso vediamo dove andare. Ho appena scoperto una cosa bellissima, e cioè che posso andare in giro con il monopattino elettrico. Adesso vedo di scaricare l'applicazione e non vedo l'ora di usarlo. La corsa è stata divertente, ho fatto 20 minuti con il monopattino elettrico e adesso sto facendo un giro a piedi. Sono ancora 2 km dall'ostello, ma ho deciso di farlo a piedi giusto per vedere un po' anche la città com'è. Fino adesso quello che ho visto non è per niente bello, è tutto, sembra tutto vecchio, tutto, non lo so. Non mi piace come città. Allora, mancano ancora 20 minuti per arrivare all'ostello, fa freddo cane e dato per farmi compagnia vi racconto un po' quello che ho fatto negli ultimi mesi, da settembre. Allora, c'è da dire che prima di tutto sto soffrendo sempre di più la categoria la meno 76, perché da quando, diciamo, ho smesso di lavorare in fabbrica e dedicarmi soltanto agli allenamenti, sono aumentato di peso e adesso sono 76 kg senza il timone, quindi dovrei perdere ogni volta quando c'è una gara 2 kg almeno per stare nel peso giusto. Infatti nelle ultime 3 settimane ho avuto una gara a settimana, quindi ero sempre a dieta e devo dire che è veramente dura, perché a livello mentale non ci sono più, perché mangiavo pochissimo anche oggi, che l'ultimo giorno, diciamo prima della gara, sono a pezzi. Sono pezzi anche fisicamente, perché appunto non assumo abbastanza e mi sento sempre più debole, quindi sto pensando se passare all'82 o no, ma questo vedremo dopo l'europeo, perché l'europeo lo farò ancora da 76 kg, vediamo prima che ci investa qualcuno, lo farò ancora da 76 kg perché è la mia categoria e mi sento molto bene nella 76. Solo che se devo arrivare tutte le volte a fare questo, diciamo, taglio, passo l'82 che faccio prima e basta. Insomma, quello che ho passato negli ultimi mesi, cioè da settembre, è questo: fare la dieta, fare le gare. Alcune le ho vinte, alcune le ho perse, però piccole soddisfazioni ne ho avute. E poi 2 settimane fa sono andato a fare vedere anche, sono andato a fare la visita dalla dietologa, nutrizionista, perché è dietologa, e insomma quello che è, e mi ha detto che sono perfetto, il mio fisico è perfetto, ho 6% di massa grassa e non mi ricordo più la massa muscolare, e quindi mi ha detto che sei perfetto. Anche se dovessi calare di più, infatti sarebbe un danno per me, anche perché andrei a perdere i muscoli, una cosa non mi piace. Quindi sto pensando o rimanere
fare sempre questi sacrifici quando faccio le gare, fare la dieta oppure passare l'82. Non so, si vedrà. Comunque sì, è veramente qua a Berlino non mi piace per niente. Non mi piace perché sembra tutto vecchio, tutto disordine, come ho detto prima. Non so, sono io che sono capitato nel posto sbagliato, ma la città di Berlino non mi piace neanche un po'. Ah, guarda, c'è la Lidl, quasi quasi entro a vedere com'è la Lidl in Germania, se è come in Italia o no. Guarda qui, io sono un fan della Lidl. Ho trovato questo bellissimo gioco. Guardate. Ho fatto canestro. Anche adesso. Niente, un'altra roba. Ho preso un po' di roba per domani. Così stasera non devo uscire per andare a mangiare. E neanche domani. Ma mi sa che ho preso il raffreddore perché continuo a tirare su il naso. Vabbè, adesso mi bevo il mio succo, il smoothie. Finalmente sono arrivato al mio ostello. Eccolo qua che ve lo presento. In mezzo al casino che mi investe. Qua c'è, vediamo dove può entrare, forse è quella, secondo me è entrata. Ok, la tua destinazione si trova sulla destra. Dice anche Google. Oggi non ho ripreso l'ostello perché non avevo voglia, ero stanco. E anche adesso sono un po' stanco. Se devo mangiare, ecco cosa mangio. Tipo, non lo so, rosso di pollo, quelle cose lì. Sta venendo anche un po' di mal di gola, mi sa. Parmigiano reggiano. E acqua. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, sono le 7 e un quarto. Non ho mai dormito così male in tutta la mia vita in un ostello. Scusate la voce, ma adesso devo niente, non ho più la voce. Adesso devo andare a prendere il treno. Vediamo se riesco a sbagliarmi. Finalmente, dopo aver sbagliato 5 volte il tram, sono arrivato al palazzetto. Oh, finalmente. Vediamo di trovare l'entrata del palazzetto. E iniziamo subito a fare il peso e a correre, perché lo so già. I'm
Please come to the podium. Dart Mel Brown Lightweight. Flavio Bellu, Alexander Dubrovkin, Andrew. Era finito. Oh, per la prima volta dopo tanti anni ora in categoria in una gara internazionale. Sono molto stracontento, se vado a beccarmi la mia medaglia d'oro poi mangio un bel po'. Allora ragazzi, vi racconto com'è andata oggi. Arrivo al palazzetto, non avevo... Respiro un attimo che ho appena finito. Allora arrivo... Vabbè. Ok. Va bene. Comunque arrivo al palazzetto, credevo di essere giusto, ho detto sarò qualche grammo in su. Mi peso col kimono. 77 e 9, ero 78 kg, 2 kg in più. Allora non ho avuto tempo né di riprendere perché ero stra preoccupato. Ho messo su tutto, giacca, tutto quello che avevo e ho iniziato a correre. In 2 ore ho perso i miei 2 kg. Poi alla fine scopro che quando vado a fare il peso ufficiale, i ragazzi mi fanno anche la bilancia, quella di prova, era 1 kg. E era mezzo chilo sopra, quindi mi sono preoccupato qui per niente, anche perché alla fine ero 1,5 kg sopra con 2 kg. Fatto sta che sono salito al primo incontro, ero distrutto perché non avevo né mangiato né bevuto. Sono riuscito a finire in parità e ha dato la vittoria a me. Poi ho fatto la finale perché eravamo in 5. La finale sono riuscito a fare i punti, 8 punti a 4, mi ricordo, e basta, e ho vinto, sì, si vede che sono contento.